per essere venuti. Allora, parliamo stamattina di un'operazione di servizio fatta dal nucleo operativo radiomobile, dalla sezione operativa, nell'ambito di un'attività di indagine abbastanza ampia, avviata nel 2018, che convenzionalmente abbiamo chiamato Swarovski. Il nome viene dalla l'indagine è sostanzialmente tratta di stupefacenti e il nome Swarovski deriva dalla forma, in buona sostanza, dello stupefacente. In questo caso si tratta dello Chabot, non so se ne avete mai sentito parlare. Ce ne sono state altre attività di indagine, però l'importanza di questa attività sta nel fatto che è la prima volta che è stato documentato un traffico appunto, di questa sostanza, di cui di sincerità spesso neanche le procure conoscevano di che cosa si trattava, tra la provincia di Como e le province di Milano, Monza e Modena. La particolarità di questa sostanza qual è? È una sostanza che crea molta dipendenza, oltre poi anche a deformare l'aspetto fisico delle persone. Ed è il costo, cioè una dose di Chabot, tenete conto, è 0,1 grammi, una dose, e viene venduta tra gli 80 e i 100 euro. Quindi è una droga, insomma, di nuova generazione, da poco inserita nelle tabelle. Però ecco la cosa particolare è che crea dipendenza, cioè appena uno ne assume una dose, che ripeto, di 0,1 grammi un cristallo, appena assume una dose non ne può più fare a meno.